Alessandro, Beatrice, ecco, noi siamo a San Giovanni Rotondo, il luogo che custodisce non solo la preziosa reliquia di Padre Pio da Pietrelcina, ma anche cerca di diffondere il suo messaggio e soprattutto di testimoniare la sua santità. Quando avete sentito parlare di San Pio da Pietrelcina e che cosa vi ha incuriosito di più di questa figura spirituale? Allora, io essendo vostro conterraneo, diciamo così, sono di Taranto e la Puglia è stata in particolare una terra baciata dalla presenza di questo santo. Anche se poi, voglio dire, è venerato e conosciuto in tutto il mondo. Però in particolare facevo un programma per Radio 2 con Lino Banfi. All'interno di questo programma c'era un gioco che prevedeva poi la vittoria di Lino Banfi a pranzo, cioè il premio era lui sostanzialmente. Una volta vinse un ascoltatore di San Giovanni Rotondo. Questo ascoltatore di San Giovanni Rotondo era Arnaldo Santoro, grande autore della televisione, in particolare nella grande famiglia di Renzo Arbore, e questa vittoria, come dire, fu una sorta di benedizione dall'alto, perché combaciò non solo con la realizzazione della vittoria, cioè avere Lino a pranzo e poi per buona parte della giornata, ma combaciava con l'inaugurazione di una casa di accoglienza per bambini sfortunati a San Giovanni Rotondo. Lino mi chiese di accompagnarlo. E vi premetto soltanto che stiamo parlando di un mio padrino artistico, cioè di un mio mito in assoluto. Quindi, quando me lo disse, io non stavo nella pelle, per la gioia di poterlo accompagnare, mi ritrovai a San Giovanni Rotondo, sentii delle sensazioni molto forti, molto belle, che poi nel mio percorso di fede mi hanno fatto considerare che Padre Pio è stato per me San Giovanni Battista. È colui che ha gridato nel mio deserto, che ha preparato il terreno per l'incontro fondamentale, importante, che dovrebbe esserci per ognuno di noi, che è l'incontro con il Signore. Beatrice, invece vorresti raccontarci dell'abbraccio con Fra Modestino? Come no, guarda, vi faccio vedere se riesco a... Ecco, non so se si riesce a vedere. Non amava molto farsi le foto, è stata proprio una concessione di cuore quel giorno. Si era perfettamente sintonizzati con lo spirito, noi e lui. È stato un incontro particolare perché lui mi ha vista, è stato chiamato dal suo segretario mentre era in udienza, insomma, era con tutte le persone che andavano a confessarsi o che erano lì per essere ricevute. Questo segretario l'ha richiamato un attimo fuori da questa attesa per venire a incontrarci. E lui questa cosa, ovviamente eravamo lì perché c'era una trasmissione di Bruno Vespa, per cui un po' privilegiati, no? Lui questa cosa non l'ha molto gradita. Però comunque è stato richiamato a questo incontro ed è venuto. E quando è entrato dentro la stanza, era la prima volta che lo vedevo, si è girato, mi ha guardata, ci ha guardato, ha detto che cosa succede? Un po' infastidito. E questo segretario gli ha detto, guardi, Fra Modestino, vorrebbero parlare con lei. E lui ha detto, oggi pomeriggio, non ora. Venite oggi pomeriggio alle 16. Nel frattempo si gira, mi guarda e mi fa: ma tu sei sposata? E io sono rimasta un po' così perché in realtà io e Alessandro stavamo convivendo e non potevo essere sposata perché stavo attendendo la nullità del precedente matrimonio e quindi ancora questa cosa non era avvenuta. Quindi un po' sono rimasta ferita da questa domanda, imbarazzata. Però per lui ho detto sì, sono sposata, ho detto vabbè, tanto poi vedremo. Poi pensavo anche, forse non ci vado neanche oggi pomeriggio perché mi aveva fatto un po' paura, no? Questo suo essere così diretto, anche un po' burbero. E il pomeriggio in realtà ci sono andata a questo incontro e quando lui è rientrato in questa stanzetta, eravamo io e lui, ha aperto la porta, mi ha fatto passare, si è seduto e ha preso una sedia e se l'è portata vicino. Poi mi ha guardata e mi ha detto: ma tu
Si sposava, ma è rimasta la stessa cosa. Però a quel punto eravamo io e lui e mi sono sciolta in un pianto a dirotto. E quando mi ha visto piangere, poi a quel punto borbottavo, no? Sì, no, perché ho cercato di spiegare quello che stavo vivendo, ma era evidentemente una ferita perché piangevo e quindi lui mi ha fatta sedere accanto a lui. E ha fatto un gesto meraviglioso, per me quello è stato l'abbraccio del padre, di Dio Padre, perché mi ha consolata, mi ha abbracciata, mi ha accarezzato e mi ha detto: metti la testa qua sul mio petto. Io mi sono avvicinata a lui, ho messo la testa sul suo petto, lui mi ha abbracciata e mentre mi ha abbracciata e io piangevo, lui mi ha detto: non ti preoccupare, tu sei una brava persona. Quello che è passato, non ti preoccupare, qualunque peccato è stato perdonato. Io e Padre Pio da oggi in poi pregheremo per te. E questa cosa è stata preludio, evidentemente, proprio una grande profezia, perché dopo qualche anno davvero noi abbiamo incontrato il Signore ed è cambiata la nostra vita. Grazie per questa bella Esatto, testimonianza, sì. ma vi invitiamo a restare. Velocemente, perché Sì. insomma ho abbastanza idea dei tempi televisivi, abbastanza. Da un certo punto si rivolse poi a me e dice: tu che fai? E allora io cercavo di spiegargli che alla fine il mio mestiere è quello di parlare, no, con le persone. E allora l'imitazione, quindi c'era c'ero stato con Banfi, quindi gli feci un pezzetto di imitazione anche di Banfi. Sono contento veramente, San Giovanni Rotondo, eccetera, eccetera. E lui mi rispose, perché un po' di tempo fa il termine generico era: allora fai l'attore, no? Era il termine generico del campo, diciamo, artistico dello spettacolo. E disse: sì, colsi, diciamo, la sua intenzione. Dice: sì, faccio l'attore. Dice: brava, e le persone si divertono. Ho detto: sì, penso di sì, vedo che le persone si divertono. Beh, è bello questo. Allora tu li fai divertire. E dopo, quando si sono divertiti, gli dici: vi siete divertiti? Bravo, bene. E mo' facciamo una bella preghiera a Gesù, capito? Mi disse: tu fai, prima li fai divertire e poi fai una bella preghiera a Gesù. Che poi alla fine è quello che, con la mia attività e con la mia testimonianza, anche quella è stata una profezia, perché è quello che cerco di fare, che provo a fare.